Buonasera cari amici, bentornati e benvenuti ad una nuova puntata di Cucina Latrina. Anche questa sera proveremo una preparazione decisamente lurida. Cominciamo col nostro wok, un filino d'olio naturalmente extravergine pugliese. Seguitemi, intanto vi invito a mettere un bel mi piace sul canale, attivate le notifiche, fate quello che volete, ma seguitemi. Se vi piace la cucina latrinosa. Allora, per cominciare aggiungiamo un po' di misto pronto, congelato, per soffritto che ha sempre il suo perché. Aggiungiamo un po' di insaporitore industriale per arrosto e un po' di curry che sulla carne ha sempre il suo perché. Anche questo bel colore giallo ocra. Lasciamo andare il tutto per un po', naturalmente a fuoco lento, il solito coperchio per non sporcare la cucina, non posso mica pulirla tutti i giorni, altrimenti che cucina latrina sarebbe. Dopodiché, ragazzi, la nostra preparazione di questa sera è a base di pancetta, rotolini di pancetta e qualche altra cosettina che sicuramente aumenterà simpaticamente il nostro colesterolo. Detto questo, aggiungiamo la nostra pancetta, aggiungiamo le nostre bombette, lasciamo soffriggere a fuoco lento una spolveratina di pepe nero. Ancora una volta il nostro coperchio per iniziare. Allora, abbiamo lasciato insaporire per circa 10 minuti le nostre bombette di pancetta alla pancetta hanno preso questo bel colore giallo ocra. Andiamo a sfumare con dello spumante Brut, che ragazzi vi posso garantire che è veramente brutto, ma brutta da avere. Ecco qua, aggiungiamo ancora un po' perché ripeto, fa molto wow. Andiamo a dare una mescolatina. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di farina, ovviamente una farina 00, perché fa quella famosa cremina che piace tanto ai nostri chef, e lasciamo andare per altri 10 minuti. Ok, la nostra preparazione è luridamente cremosa al punto giusto, in effetti sembra veramente una latrina. Siamo pronti per impiattare. Ed ecco qui, siamo pronti per andare in tavola. Bombette di pancetta Brut alla pancetta aromatizzate curry. Buon appetito!